Questa sera a Borderlands siamo particolarmente contenti, abbiamo infatti con noi Carlo Palermo che ha avuto dei ruoli di primo piano in indagini molto delicate che riguardano il nostro paese, che è recentemente uscito con un libro, La Bestia, è uscito per Sperling, dai misteri d'Italia ai poteri massonici che dirigono il nuovo ordine mondiale. Intanto benvenuto a Carlo Palermo. Buonasera e ringrazio per l'occasione che mi fornisce anche di illustrare casomai qualche aspetto di difficile comprensione del libro. Certo. Allora, io partirei intanto da quello che era il suo ruolo, perché poi no, le prime indagini, no, diciamo che hanno lambito dei settori molto delicati, anche pericolosi, no, sono avvenuti a Trento e che coinvolgevano diciamo traffici di armi e di droga. Quando ha capito, ecco, che diciamo dietro questi traffici c'erano magari dei poteri forti e pericolosi? Dunque, guardi, per la verità credo che l'episodio e l'esperienza che mi ha visto coinvolto in questi fatti di rilevanza anche superiore al semplice ambito territoriale dell'Italia abbia costituito veramente un'occasione unica e irripetibile, perché si trattò di un'indagine che nacque addirittura alla fine del 1979, che in cui all'inizio non era quasi identificabile nemmeno un imputato, però invece era individuabile e particolare la internazionalità dei traffici, cioè praticamente le indagini partirono da una serie di riferimenti attinti da varie indagini precedenti italiane che si erano sviluppate da una parte nella parte più orientale dell'Italia, cioè dalla parte del Veneto, di Trieste, che metteva in contatto l'Italia settentrionale con quella che veniva definita la pista balcanica, cioè quella di provenienza dei paesi del Medio Oriente, e che quindi entrava in contatto con l'Italia attraverso determinati passaggi attraverso il Veneto, e dall'altra un secondo canale di ingresso e di uscita era rappresentato dal Brennero, e quindi riguardava la strada nei due sensi verso la realtà tedesca. Questo, diciamo, come vie di ingresso e contemporaneamente di uscita per altre merci che potevano essere date in cambio rispetto alla droga. Accanto a questo, che era il canale, diciamo, della importazione della droga, ve ne era però un altro, che era quello della raffinazione della droga, e questo a quell'epoca veniva svolto in Sicilia. E quindi fin dall'inizio, cioè parlo dei riferimenti emersi alla fine del 1979,
vi erano una serie di grafici nei quali era disegnato il sistema dei traffici come avveniva, come avvenne negli anni 70, quindi, e che vedeva appunto l'importazione della eroina e della morfina base dal Medio Oriente, a sua volta anche in contatto con l'estremo oriente, cioè il triangolo d'oro dell'Afghanistan, Laos, insomma, quei paesi da cui proveniva anche la droga di carattere più orientale. E la mafia siciliana, che fungeva da soggetto che a livello internazionale provvedeva alla raffinazione della droga, e poi da lì ripartiva raffinata da una parte verso l'Italia del Nord, e quindi lo stretto rapporto con Milano e tutti quanti, diciamo, le famiglie mafiose trapiantate in Milano. O comunque in soggiorno obbligato nel nord, nel Veneto, eccetera, per la ridistribuzione più al dettaglio. Ma poi, sempre dalla Sicilia, partiva la ridistribuzione nell'Europa con il contatto con la Francia, Marsiglia, il clan dei marsigliesi. E quindi la redistribuzione in Europa, e ovviamente il canale principale era poi con Cosa Nostra degli Stati Uniti, e quindi con il collegamento strutturale con i paesi non solo degli Stati Uniti, ma dell'America, in quanto vi erano i vari canali che erano collegati a personaggi anche italiani che operavano dal Brasile all'Argentina, al Venezuela, insomma, collegati ai varie cose. Ecco, quindi questo è stato addirittura lo schema iniziale della fine del 79, in cui quindi era indicata una sommatoria di indizi che raccoglieva già le risultanze di numerosi precedenti, e che si attualizzava in Trento per il fatto che un certo soggetto della mafia turca, che era il soggetto interlocutore della mafia siciliana per l'importazione in Italia della droga pesante, per motivi che non sono mai stati poi chiariti esattamente nella loro sostanziale verità, decise di parlare e di riferire che da anni, praticamente circa dal 76-77, era iniziato una fase di importazione di questi stupefacenti che usava il Trentino, che era un'isola felice, un territorio tranquillo. Tranquillo vuol dire anche non sotto l'attenzione degli investigatori, un'isola felice per nascondere gli stupefacenti. Quindi il Trentino entrò in gioco non come luogo di traffici internazionali, ma come luogo riparato, luogo all'ombra dell'attenzione di investigatori e inquirenti. Quindi all'inizio vi fu questa impostazione. E in quel periodo io venni nominato giudice istruttore, e quando mi trovai all'inizio ad esaminare questo fascicolo,
aveva soltanto un indiziato solo, indiziato anche, perché nelle telefonate, nelle intercettazioni, di tutto si parlava, ovviamente, meno che di droga, si parlava di mele, di aranci, di cose, di altre merci, però poi dai riscontri, dalle perquisizioni, non si trovava niente, perché ovviamente l'organizzazione era prudente, no? Quindi ecco, fu nel 1980, l'anno seguente, che attraverso provvedimenti di perquisizione, diciamo, si passò dalla fase delle intuizioni alla fase dei riscontri, e quindi seguì una serie di accertamenti che verificarono la effettiva esistenza di questi traffici internazionali, e che mettevano in contatto queste entità soggettive che teoricamente avrebbero dovuto essere contrapposte, perché non erano ideologicamente omogenee, e cioè quella del mondo arabo, che fungeva da produttore della droga, le organizzazioni criminali italiane e quelle dell'Occidente, cioè sia quelle in Europa, Francia, Germania, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Spagna, tutti questi paesi, e gli Stati Uniti, che per la verità hanno vissuto sempre un rapporto di conflittualità con il mondo arabo. Questo a livello così però ideologico e tendenziale, perché gli interessi convergenti invece sono sempre stati dei collanti che hanno messo e tenuto strettamente collegate questi soggetti attraverso dei patti segreti, sottostanti, spesso anche accordi sottoposti a segreti di Stato, proprio perché sono sempre andati al di là e anche in contrasto con quelli che sono stati diciamo, le posizioni ufficiali proclamate dai paesi. E quindi queste posizioni che apparentemente avrebbero dovuto essere di contrapposizione, nella realtà, nella inchiesta di Trento, hanno evidenziato invece i punti di contatto che erano nella effettuazione reale dei traffici consolidata nel tempo, cioè in decenni, cioè già secondo i riferimenti che io acquisii nel primo anno, nel secondo anno delle indagini, in questo sistema risultava che fosse applicato dalla fine degli anni 50, quindi stiamo parlando di un qualche cosa che nasce e si trascina dal dopoguerra fino all'80, e che poi, attraverso alcune modificazioni e integrazioni, perché negli anni 80 si aggiungono i partner fornitori della cocaina presenti in America, diventa lo schema mondiale dei traffici che è presente fino ad oggi. Ecco, e che mette in contatto e che vede la esistenza di contatti tra soggetti che operano a livello occulto, che apparentemente dovrebbero essere contrapposti, ma che nella realtà, ripeto,
da tempo immemorabile vede dei soggetti che spesso coincidono con gli operatori occulti che rendono possibili questi traffici che via via nel tempo si modificano, ripeto, si aggiunge ai traffici dell'eroina quelli della cocaina, ai traffici di droga si associano i traffici di armi. I traffici di armi nel tempo si trasformano in traffici di armamenti, cioè vere e proprie forniture militari per produrre e consentire l'espletamento di guerre, rivoluzioni movimenti, attività svolte da movimenti insurrezionali. Traffici di petrolio e poi soprattutto quelle componenti che diciamo sono le componenti più occulte e che sono quelle più difficili da individuare, ma che sono quelle che in realtà consentono l'espletamento di tutti questi traffici. Sono le banche, cioè i necessari passaggi attraverso gli istituti bancari e quindi diciamo il ricorso alle banche consente di accedere a un livello superiore che normalmente sfugge all'esame. E questo è un elemento. Il secondo elemento è rappresentato dai servizi segreti, in quanto la interpenetrazione tra i traffici di droga e armi comporta la necessità anche di seguire i movimenti che a livello di attività svolte dai servizi segreti sono funzionali non solo e semplicemente al procacciamento di guadagni, di tangenti o cose di questo genere, ma alla realizzazione vera e propria di situazioni di governo fondato sulla guerra, sullo sviluppo delle industrie militari e così via di seguito. E infine un ultimo elemento, che è l'elemento che maggiormente ha caratterizzato diciamo le scoperte da me fatte in questi ultimi anni nell'ultimo studio che ho fatto nel corso degli anni dal 2014 ad oggi è l'aspetto massonico. E l'aspetto massonico è quello più delicato ed è stato il più difficile a cogliere, in quanto lascia senza dubbio meno tracce sia di quelle lasciate dalle varie organizzazioni criminali in qualche modo toccate e intaccate da collaboratori di giustizia che prima erano presenti negli Stati Uniti, poi piano piano sono state estese anche al nostro paese e quindi hanno incominciato a scardinare, a consentire di comprendere le organizzazioni criminali presenti nei vari paesi e quindi anche nel nostro Cosa Nostra, i fenomeni della Camorra, dell'Andrangheta, del Sacra Corona, insomma questi fenomeni sono stati resi possibili nella loro conoscenza e cognizione perché piano piano c'è stato chi ha parlato. Più difficile è stato la ricostruzione dei movimenti bancari, però indubbiamente quella è avvenuta nel corso del tempo.
perché avvenne sia con la mia inchiesta e sia con alcune inchieste della magistratura, in primis con il sistema di indagine svolto da Giovanni Falcone, e quindi ci furono allora le prime grosse intuizioni e scoperte su questi sistemi criminali a livello planetario, E mentre sentiamo un rumore, non so se forse muove il telefono o se c'è qualche altro problema. Non so se c'è qualche. Sentiamo un rumore mentre di sottofondo. no, io No. ho rumori di sottofondo nella camera, non No, li ho. allora è qualcosa sulla linea. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, e dicevo così che l'ultimo elemento più difficile da scoprire e fare emergere e cogliere è quello massonico, perché, come è noto, se l'omertà costituisce una tipica caratterizzazione delle varie organizzazioni criminali, perché sono omertosi, non è che sono i mafiosi, ma anche i componenti della mafia turca o quelli di quella giapponese. Quindi, diciamo, ci sta l'omertà, è un elemento delle varie organizzazioni terroristiche. Cioè, il non parlare è qualche cosa che è normale, però normalmente è stato anche superato e vinto questo tipo di condotta di autodifesa delle organizzazioni criminali con le delazioni, con le collaborazioni di giustizia, le attività premiali dei vari paesi nei confronti dei soggetti che parlavano. E tutto ciò non è avvenuto però né per quanto riguarda gli apparati, perché non esistono collaboratori di giustizia, diciamo di livello elevato, che abbiano disvelato le attività segrete degli apparati. Parlo non solo ovviamente di quelli italiani, parlo a livello internazionale, e soprattutto non esistono nella massoneria, dove diciamo le sanzioni teoriche di cui si parla per le viola eventuali violazioni dell'omertà è la morte proprio. Quindi esistono alcuni settori tra le attività compiute dai vari operatori occulti, che ancora rimangono molto, molto difficili da definire, da intuire, da capire, proprio perché sono protette da omertà di base. Quelle degli apparati perché rappresentano i paesi. I paesi e anche, diciamo, le strutture trasversali che operano per governare il mondo, ed è quindi naturale che ne costituiscano in qualche modo anche la protezione massima. Per quanto riguarda la massoneria, la massoneria è qualcosa di ancora meno conosciuto, in quanto si fonda su dei rapporti che trovano origine nei tempi più remoti e lontani, che risalgano a epoche remotissime, presuppongono delle cognizioni che spesso non sono nemmeno tramandate per iscritto, ma solo oralmente, e quindi in assenza di persone che parlino è difficile ricostruirle, e soprattutto mettono in contatto delle realtà
soggettive, imprevedibili proprio perché comunemente non conosciute e perché è frutto di origini comuni che attraverso i secoli, per non dire i millenni, ovviamente hanno subito dei cambiamenti e quindi ciò non toglie che rimangano dei collegamenti che trovano fondamento in evocazioni di carattere primordiale che rimangono dal passato al presente ma sfuggono alla comprensione perché non traspare, non è dichiarata e anzi è il vero collante che tiene insieme queste organizzazioni che rimangono ancora segrete. Ecco, quindi direi così che questo libro che io ho scritto presenta un certo livello di difficoltà di comprensione per vari motivi, ma non è solo il fatto che si occupi di problemi di carattere internazionale, mentre normalmente si è abituati a cercare le soluzioni degli avvenimenti più cruciali delle storie di un paese guardando semplicemente la storia del proprio paese. Quindi nelle storie italiane si cerca la chiave di risposta esclusivamente italiana, mentre in realtà l'Italia non è un paese che ha conosciuto la vera libertà e autonomia di agire. Quindi si parte da un presupposto che è per sua definizione errato, e quindi il cercare delle risposte solo ed esclusivamente in chiave territoriale vuol dire limitare la possibilità anche di ricercare delle risposte più complete. E poi dall'altra esistono delle difficoltà di comprensione temporale perché ormai le attività di ricerca sono affidate a dei soggetti più giovani, i giovani, che ignorano la storia anche del più recente passato, perché investigatori possono essere quelli delle forze di polizia, possono essere i magistrati inquirenti che possono avere oggi 30-40 anni, che sono quelli, come fu per me, quelli che di più sono ricchi di entusiasmo, di credo nelle possibilità degli accertamenti. Ma siamo quasi nel 2020, le proprie cognizioni è difficile che arrivino più indietro rispetto al 90, che è il periodo, tra l'altro, che ancora continua a non essere conosciuto. Ma se andiamo a svolgere una ricerca ancora per il periodo anteriore, non esistono nemmeno nei libri di storia le ricostruzioni degli anni dal 45, dal 47 al 90, perché sono intrise di episodi sui quali non è stata fatta luce per intero né da parte della magistratura né da parte degli storici, e i protagonisti sono ormai quasi tutti, purtroppo per motivi naturali o non naturali, deceduti. E quindi manca una cognizione e una memoria storica che è tantomeno una banca dati che consenta di leggere, di comprendere in una chiave più evoluta
più moderna tutta la storia più recente, perché è chiaro che non si può capire l'oggi se non si capisce ciò che è avvenuto ieri, perché non so, la storia non procede per salti, si può da una legislatura a un'altra cambiare i politici, ma non la storia, ma non le costanti, ma non gli apparati, non i patti segreti, non le strutture occulte, tantomeno gli accordi massonici che possono avere dei fondamenti in rapporti che sono in piedi da un secolo. E in rapporti bancari consolidati attraverso rapporti societari bancari che si perdono anche nei secoli. Ecco. Quindi diciamo che la mia fortuna, almeno fino al livello in cui ho potuto effettuare determinate scoperte o cogliere alcune intuizioni, sono state frutto di quella coincidenza, diciamo, di carattere iniziale, l'occasione unica e veramente che ritengo irripetibile, di avere iniziato attraverso non un processo normale, ma un processo che fin dall'inizio presentava le connotazioni di una internazionalità trasversale. E la seconda componente, anche questa di carattere eccezionale, è stata determinata dal fatto che io sono sopravvissuto a un attentato. Quindi io nel 1985 dovevo essere soppresso. E quindi non avrei dovuto vedere ciò che ho visto dopo. Sto parlando del 1985, quindi di 30, di oltre 30, io ho vissuto oltre 30 anni di storia che non avrei dovuto conoscere perché ero designato alla morte, a non vederle. Quindi ho visto e ho potuto apprendere certe cose e ho potuto in particolare essere posto in grado di venire a conoscenza di segreti di Stato che all'epoca delle indagini svolte da me, da Giovanni Falcone, dagli altri magistrati che vissero gli anni Ottanta, erano coperti da segreto. La struttura Stay Behind, Gladio, era segreta. Ci si stava dietro perché si intuivano delle condotte anomale, delle attività particolari svolte da servizi, super servizi, chiamiamoli in tutti i modi possibili, ma erano attività sottoposte a segreto di Stato. Vennero rivelate tra l'89 e il 90 dall'allora presidente Andreotti. Ma Andreotti già fece qualche cosa che non doveva fare, perché rivelò qualche cosa che era non solo segreto di Stato italiano, ma era segreto NATO e quindi come tale, anche se sono state divulgate alcune caratteristiche essenziali di quell'apparato Stay Behind e Gladio, ma dato che altrettanto non è avvenuto da parte della CIA, degli Stati Uniti e degli altri paesi appartenenti a questi apparati, tanto che la NATO è ancora presente, è chiaro che noi continuiamo a vivere sotto segreto,
sottosegreti che ancora vengono imposti a noi in un condizionamento della nostra attività politica, sociale, economica, che praticamente lascia nell'ombra lo stesso principio di democrazia del nostro paese da quando è entrata in vigore la nostra Carta Costituzionale nel 1947 sino ad oggi. Perché se noi consideriamo che l'episodio della strage di Portella del Ginestre è del 1° maggio del 1947 ed è ancora sotto segreto di Stato, noi ci per i più giovani, per coloro che sentono parlare di questi nomi come se si trattasse semplicemente di luoghi turistici, non lo sono, perché Portella delle Ginestre fu il luogo in cui nella prima occasione che avrebbe dovuto essere di democrazia e non di monarchia, nella prima occasione di una celebrazione della festa del lavoro, vide le prime vittime comuniste le cui responsabilità vennero addebitate a banditismo, a puro banditismo, mentre l'ipotesi che non può che definirsi tale, la ipotesi che è a fondamento anche razionale della persistenza di un segreto di Stato, è che invece non fosse un episodio di banditismo, ma fosse il primo episodio di una attività stragista diretta, voluta e comandata da agenti esterni, cioè da chi? Da quegli americani che fin dall'inizio hanno cercato di impedire l'avanzata del comunismo, che è stato il contrappeso che venne creato alla fine della guerra per diciamo costituire quei poli apparentemente opposti che servivano per governare il mondo e che ressero fino al momento in cui nel 1989 vi fu il crollo del muro di Berlino, il crollo di questa contrapposizione meramente ideologica e nacque la necessità di sostituire al comunismo l'elemento di contrapposizione planetaria che avrebbe dovuto costituire da contrappeso rispetto all'imperialismo americano e tale da giustificare il potere imperialista americano sul mondo. Quindi fino all'89, dal 47 all'89, per 40 anni, diciamo che gli eventi hanno seguito questa l'impostazione della spartizione nei due blocchi secondo questa contrapposizione che ha diretto, che ha in qualche modo condizionato i vari eventi e in particolare quelli italiani perché l'Italia si trova al centro del Mediterraneo. Poi dall'89 in poi è subentrata quella fase di transizione che
è durata fino al 2001, all'inizio del terzo millennio, che è il periodo in cui il comunismo diciamo il decadimento della possibilità della invasione da parte dell'Unione Sovietica dell'Europa, che era stato paventato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto essere sostituito con un altro tipo di avversario, che è stato quello rappresentato dall'integralismo islamico. E quindi vi è stata tutta quella fase dall'89 fino al 2001 che è servita agli Stati Uniti e agli altri paesi per stabilire quelle che sono state le componenti che avrebbero dovuto dirigere gli equilibri nel mondo. Di fatto, purtroppo, questa lettura, che a mio parere non può essere messa in discussione oggi che riusciamo con una certa serenità e obiettività, sono passati altri 20 anni, la riusciamo a intravedere abbastanza chiaramente, ci porta però alla fine a una considerazione veramente squallida e raccapricciante, e cioè quella secondo cui sì, noi siamo usciti dal fascismo, dal nazismo, diciamo da tutti quegli episodi che hanno martoriato l'Europa e il mondo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, però non è stata partorita democrazia, non è stata partorita sovranità dello Stato, sovranità democratica dello Stato. In realtà nel nostro paese, parlo adesso del nostro paese in particolare, non vi è stata, perché è nata deficitaria del controllo territoriale. Noi siamo stati un territorio che è stato liberato dagli americani attraverso la fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale, ma poi siamo rimasti condizionati da questi apparati sottostanti, che sono rimasti segreti da allora sino ad oggi, ma che hanno alterato il principio ordinario che è sancito della nostra Costituzione, della sovranità dello Stato sul proprio territorio. Noi non lo siamo stati, in quanto vi è sempre stato un altro apparato segreto e coperto da segreti di Stato da allora fino ad oggi, perché tutti i segreti di Stato che sono ancora vigenti lasciano nel mistero l'attività più essenziale svolta in Italia e che ha sfociato nelle attività del terrorismo, dello stragismo, che è stato detto terrorismo politico e stragismo mafioso, ma che in realtà non hanno comportato la individuazione delle effettive responsabilità di quel soggetto che opera a livello occulto coperto da segreti di Stato. E quindi sin tanto che noi rimaniamo in questo oscuramento,
Noi non potremmo mai avere un quadro preciso di quella che è la nostra storia. Noi oggi ci lamentiamo della scarsa possibilità di esercitare sovranità nel nostro paese per mantenere fede agli accordi con l'apparato Europa, quando in realtà sia l'Europa nel suo complesso, intendo parlare dell'apparato economico e bancario che ne detta le regole essenziali, sia in primo luogo l'Italia, la sovranità non l'ha avuta mai. Conseguentemente, ci troviamo nella difficoltà, come comuni cittadini, di accettare e di riconoscere questa sovranità limitata. Oggi, perché ci troviamo in un periodo di grande difficoltà, perché ogni qualvolta da una situazione di benessere bisogna passare a una situazione di minore benessere, perché bisogna spartirlo con soggetti che stanno ad un livello assai inferiore al nostro di benessere. Non ci si rende conto, cioè ci si rende conto per la prima volta della mancanza, della impossibilità di esercitare la democrazia, il principio democratico, la forza del popolo, il principio di sovranità che è scritto nella Costituzione, ma che noi non abbiamo vissuto nemmeno dall'origine. Ne abbiamo avuto l'illusione. Lo abbiamo intravisto, ce lo auguriamo quando andiamo a votare, perché effettivamente è scritto che dovremmo essere sovrani, solo che non lo siamo oggi, non lo siamo oggi perché non siamo in grado di stabilire le nostre priorità, perché l'Europa ha dettato delle regole che sono state anche da noi sottoscritte, e non l'abbiamo avuto nemmeno prima, in quanto per il periodo anteriore non poteva salire al governo il Partito Comunista, in quanto se fosse salito al potere avrebbe avuto titolo per apprendere quei patti segreti che invece non doveva venire. Non poteva apprendere perché erano i patti che servivano per governare nel mondo, e quindi è stato, diciamo, un grosso periodo della nostra storia che ha visto una sovranità limitata, e che oggi ne paga le conseguenze più grosse, in quanto nel primo periodo, tanto quanto vi è stata una possibilità di stampare banconote e di creare un certo benessere, nel periodo successivo, con l'Europa è venuta a mancare questa possibilità, e conseguentemente è iniziato il periodo sacrificale per l'Italia, ma in generale anche per i paesi dell'Europa. Ma non è che ciò è a caso, non avviene a caso, perché chi dirige questo gioco non, è lo stesso soggetto di prima, solo che
prima non c'era l'Europa e quindi poteva agire più indisturbatamente nel governo planetario. E nel momento in cui è stato creato questo nuovo soggetto, beh, è sorta la necessità di tenerlo sotto controllo e ridimensionarlo. Di qui la necessità di incidere sulle realtà africane, creare tutte quelle problematiche che viviamo oggi, che è un po' illusorio il pensare solo agli effetti che oggi affliggono il nostro paese o i paesi limitrofi nel Mediterraneo, ma sono delle conseguenze volute da fuori proprio per mettere in crisi l'Europa perché si è ridimensionato come soggetto di influenza a livello di governo mondiale, ecco. E quindi l'Europa è nata ridimensionata per volontà esterna. E quindi con molte difficoltà che noi tutti Le viviamo posso giorno per giorno. chiedere se anche un evento come quello dell'11 settembre, diciamo, fa parte, no, di questo disegno, appunto, no, di nuovo ordine mondiale? Io nel libro ho indicato con somma precisione, quindi esistono questi riferimenti che spaventosamente, spaventosamente fanno ritenere che vi sia stato questo disegno superiore. Cioè, diciamo così che la struttura Stay Behind Gladio, stiamo parlando però dell'Europa, perché non è che questo modello, cioè il modello su cui si è retto diciamo i primi 40-50 anni della nostra storia abbiano riguardato solo l'Europa. La contrapposizione con il comunismo era anche in America, era anche in Africa, era anche in Estremo Oriente, ricordiamo la guerra della Corea, la guerra del Vietnam. Diciamo, il governo della guerra è quello che ha diretto gli equilibri nel mondo e stiamo parlando però di strutture e apparati militari. Io, come ho detto, analizzando e partendo da una diffidenza estrema verso la individuazione di questi soggetti occulti, perché quando io nell'inchiesta di Trento e anche quando sono andato a Trapani sono sempre stato assai prevenuto di fronte alla presenza delle logge massoniche, a questi nomi esoterici che sembrano evocare soggetti del passato. Sembra quasi di trovarsi di fronte a idee, dico la verità, non dico di matti, ma di esasperazioni mentali. Questo però è stato il mio approccio mentale
che ho seguito per una vita intera fino al momento in cui questo è avvenuto esclusivamente in questi ultimi anni. Ho scoperto tra documenti, cioè non seguendo elucubrazioni o mere ipotesi di complottisti, ma seguendo documenti che ho avuto la possibilità di esaminare solo perché sono sopravvissuto. Cioè, erano carte e documenti che io e altri avremmo avuto la possibilità di esaminare e capire anche prima. Ciò non è avvenuto perché certi segreti di Stato non si conoscevano, certi soggetti che ci si sono avvicinati sono stati ammazzati e certe carte sono rimaste nell'ombra. Ecco, è stato solo attraverso questa serie di coincidenze che sono riuscito a individuare delle prove documentali, perché ripeto, sono dei settori nei quali nessuno parla, nessuno può parlare, però esistono dei riscontri oggettivi, perché i riferimenti e le evocazioni della massoneria non è che sono nei confronti degli UFO o anche di soggetti o fenomeni naturali straordinari. No, la massoneria si rifà a degli elementi che attingono ai processi storici della nostra cultura, dall'inizio della creazione fino ad oggi, in una diciamo in uno studio che passo passo consente la ricostruzione della storia dell'uomo anche per il periodo anteriore a quella del cristianesimo. Quindi diciamo che la sapienza, la vecchia sapienza, cioè non è che ci si può meravigliare che la massoneria esoterica si rifaccia ai simboli o alle divinità dell'antico Egitto. Praticamente già a quell'epoca l'uomo alzando la testa si è accorto che l'infinito era la chiave della comprensione dell'uomo stesso. Lo studio del macrocosmo e del microcosmo hanno affascinato l'uomo dall'antichità sino ad oggi. Il discorso è questo, che questa sapienza che è stata tramandata anche, ripeto, accanto ai libri ufficiali o quelli scientifici, ma e che trovano nella cultura e nella trasmissione del pensiero, il mezzo di comunicazione dello sviluppo del pensiero dal passato all'epoca più recente, rappresenta uno studio che è meraviglioso, è stupendo e supera di gran lunga anche la validità e la originalità delle scoperte scientifiche che vengono eseguite oggi, in quanto sono state oggetto di intuizioni originarie dell'uomo che risalgono anche a migliaia di anni fa.
Ma di questo non ci si deve stupire perché indicano la grandezza dell'uomo. Diciamo che ciò che invece caratterizza l'aspetto deleterio di questa attività di pensiero è il fatto che la creazione di questa sapienza alternativa e anche più antica di quella, ripeto, tradizionale e scientifica, nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, si è dedicata in parte, non voglio certo dire integralmente, al governo del mondo, cioè ha incominciato a prefiggersi il fine attraverso le proprie condizioni, i propri rapporti, i propri collegamenti, dei fini di governo, e quindi si sono venute a creare delle oligarchie, delle sinarchie, dei poteri trasversali che sono venuti a coincidere con quelli che poi di fatto hanno iniziato e poi sempre più governato il mondo. Ecco, questo è il problema di carattere generale. E quindi a questo punto, in cui in fin dei conti io credo che si afferma sempre la centralità della grandezza dell'uomo, si avverte però anche sempre di più la microscopicità, cioè la estrema difficoltà per l'individuo, per il singolo, di riuscire a influire sul gruppo, in quanto ormai determinate idee, determinati filoni di pensiero ormai sono segnati e segnano la storia di tutti. E quindi riesce molto difficile il pensare oggi in termini di reale contributo del singolo alla vita sociale. Perché? È perché queste componenti di carattere sovrastante finiscono per condizionare e ridurre al minimo la libertà dell'individuo. Ecco, quindi la libertà, voglio dire, quelle manifestazioni più pure e più semplici che avrebbero dovuto costituire la conquista maggiore per l'uomo, ma poi nel momento in cui è stato reso possibile il tutto, cioè attraverso la scoperta delle tecnologie e di tutto quello che stiamo vivendo, ci si è accorti che tutto ciò è diventato la nostra trappola, quella che ci condiziona tutti, cioè che praticamente fa sì che le nostre possibilità di scelta vengono ridotte e compresse sempre di più. Io mi auguro, e qui concludo. Io mi auguro che però almeno si accresca invece la comprensione, perché se non vi è comprensione e vi è solo e semplicemente il condizionamento mentale che scaturisce da tutto ciò che oggi ci circonda attraverso i mass media, attraverso internet, i social, eccetera,
se non si riesce a guadagnare almeno la nostra conoscenza, credo che si perda il vero significato della stessa nostra vita, che in fin dei conti è una chance per un certo periodo di tempo, 50 anni, di capire e vedere il mondo quello che è, e di dare un significato a quello che è la propria vita in questi, nel periodo in cui vive. Ecco, se perde l'uomo questa cognizione e la speranza di capire qual è la sua funzione, penso che perda la ragione stessa del suo essere come individuo. E quindi io auspico che al di là di tutti i condizionamenti che ci vengono dall'alto, comunque l'uomo riguadagni questa facoltà di critica e di coscienza e di credo, perché in fin dei conti è indispensabile per la fiducia in se stessi e per la individuazione della reale funzione che svolge ogni singolo uomo nella vita e nel contesto sociale. Le faccio solo un'ultimissima domanda. Credo che non so se in questo libro o in un altro ha citato anche Paolo Franceschetti, che è un nostro ospite fisso e che si è occupato a lungo di massoneria e diciamo di anche la parte oscura. Non so se lei appunto conosce poi quelli che sono stati i suoi interventi e scritti. Ecco, lei che ne pensa? Certo. Che ne pensa? Ma io credo che sia uno dei pochi che aveva anche individuato nei Rosa Croce una delle componenti massoniche, paramassoniche, condizionanti nella moderna società. Io credo che io mi sono imbattuto processualmente in questa organizzazione occulta, in questa associazione, in questa è difficile dare il nome a una organizzazione che non si declama ufficialmente, quindi che si intuisce ma c'è. Io di fatto ritengo che, sia pur avendolo capito solo in ritardo e per coincidenze fortuite, appunto sopravvissuto all'attentato, credo di essere il solo che ha acquisito processualmente, fu nel procedimento di Trento, un atto di provenienza di Rosa Croce, i quali non si rivelano mai. Quindi può essere stata esattamente quella la chiave che ha segnato un po' la mia storia e la necessità della mia eliminazione. Poi il fatto che ne abbia compreso la rilevanza solo successivamente, beh, questo sta di mostrare che effettivamente ci si trova di fronte a qualche cosa di estremamente occulto e protetto, ecco. Secondo lei ci sono dei delitti, no, cosiddetti rituali, dove appunto possono essere coinvolte anche queste organizzazioni? Ma io le ho affrontati e quindi le ho illustrate nel libro. Io non a caso ho parlato in particolare
non solo dell'episodio mio, ma dell'episodio, cioè della strage di Pizzolungo, che in modo raccapricciante si richiama a questi principi e a queste evocazioni, ma anche per quel gruppo di magistrati con cui operai, nel libro ne ho evidenziato i caratteri comuni, che sempre richiamano queste interferenze esterne, e prima ancora, in particolare per il delitto Moro e anche l'attentato al Papa polacco Wojtyla. Ecco, quindi diciamo che per una serie di episodi ne ho colto e esaminato degli aspetti che non è che sono solo elucubrazioni mentali, no, sono ipotesi, parlo di ipotesi perché non si può parlare di accertamenti diciamo oggettivi o processuali, si può parlare di ipotesi in quanto non sono accertate giudizialmente, però non di ipotesi formulate su costruzioni astratte, ma ipotesi formulate sulla base di riferimenti processuali che ho avuto la fortuna di cogliere perché ne ho fatto parte come soggetto attivo, come magistrato a Trapani e prima a Trento, e vicino a quei magistrati che parimenti sono stati vicini a queste realtà. E poi a quelle realtà che sono venute successivamente, e cioè le stragi degli anni 90 e fino alle stragi tra il 90 e il 2001, quella del 2001 fino agli episodi dal 2014-2015 in Europa, esistono queste componenti, questi riferimenti occulti che riconducono a queste organizzazioni che sono oggettivamente presenti, anche se è molto difficile pensare che ci possa essere un soggetto, un magistrato che se ne occupi, perché come fa a esserci un organo giurisdizionale che si può occupare di cose avvenute in diversi paesi sotto una matrice trasversale? Cioè, è un'analisi che può essere effettuata dall'esterno e che presenta delle difficoltà da superare, di estrema difficoltà, in quanto richiederebbe lo studio attraverso un lavoro di gruppo che è molto difficile ipotizzare, ecco. Quindi, però, indubbiamente, personalmente le ho constatate, ecco. Io ringrazio molto Carlo Palermo per essere stato con noi. Ricordiamo La Bestia, uscito per Sperling, e davvero ricchissimo di spunti per leggere, diciamo, anche il nostro presente, con appunto alcune delle cose che ci ha detto e tantissime altre che trovate in questo libro. Grazie davvero e complimenti per questa attività, diciamo, volta a far capire quello che non traspare, che spesso, no, le persone non riescono a cogliere. Grazie. Grazie e buonanotte. Arrivederci.